La Cinerown presenta un film maestoso adatto a tutte le età. Una produzione Frink Ober Wikim per la Wikim Production. Ober nella parte di Wikim, Wikim nella parte di Ober, in un fantasmagorico carosello intrecciato ai quattro fronti. Regia di Frink Ober Wikim. Soggetto di Frink Ober Wikim. Dialoghi di Frink Ober Wikim. Sceneggiatura, fotografia e musiche di Frink Ober Wikim. Montaggio di Frink Ober Wikim. Smontaggio di Frink Ober Wikim. Rimontaggio di Frink Ober Wikim. Rismontaggio di Frink Ober Wikim. A rimontaggio con parolacce di Frink Ober Wikim. Costumi di Frink Ober Wikim. Le scarpe di Frink sono di Wikim. Le scene di Wikim sono girate nel solaio di Frink. Lui, Kurt, nella parte di un cane randagio il quale odio porto a termine una convalescenza malata. Lei, Katrin, la bella maestrina che ebbe il compito dei compiti. Bella, spregiudicata e piena di brio, con tante cose da dire, morire se la lasciano parlare. Questo film verrà proiettato domani sera a casa vostra dalle 9:05 alle 9:10. Non preoccupatevi, siateci tutti, ci siateci tutti, perché cosa ve ne frega? In fin dei conti, si presenta bene. Sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Lo sai che puoi scherzare col fantino, non coi santi. Lo sai che dentro il tuorlo di pulcini non ce n'è. Lo sai che la gallina si consuma coccodè. Lo sai che di nascosto non ti devi mai toccare. Lo sai che sulla bocca non mi devi mai baciare. Lo sai che il formichino va lasciato lì dov'è. Il pino cresce alto ma di pigne non ce n'è. Lo so, non lo sapessi ma lo so. La bocca è troppo denso, lo sai che il pomodoro sulla pizza fa cic-ciac, lo sai che la canotta non si intona con il frac, lo sai che il fuorigioco mi dovresti sventolare, lo sai che anche un tedesco qualche volta può sbagliare, lo sai che Paolo Rossi è ambidestro come me, nel senso che sa usare i suoi piedini tutti e tre, lo so, lo so. Perché sono un bravo ragazzo?
ragazzo, perché sono un bravo ragazzo, perché sono un bravo ragazzo. Che profumino, vediamo cosa c'è dentro. Entrecote alla fromage, je suis suite de la peau du bagnon, oh no no, je partois de la passion de la personne de la poésie, fonte, ah no, cosa c'è dentro? Rigatoni! E noi tutti in coro rispondiamo, si presentano bene! Adesso vi faccio la predica di Fra Ciunfolo, io sono il chierichetto di Chiasso, parlo forte perché abito a Chiasso, se invece abitavo a Como, parlavo così. Sono chierichetto di Chiasso. Ha capito? Va bene. Allora, cominciamo, fedeli. State attenti alla predica di Fra Ciunfolo di oggi. Perché sono un bravo ragazzo, sono un bravo ragazzo, e sono un bravo ragazzo, ciao. E quel giorno lui si svegliò allegro e contento, spalancò la finestra e disse: bonjour, contour, bonjour. Si mise un foulard, si rimboccò le maniche e decise di fare le pulizie di primavera. Per prima cosa mandò sulla terra due angeli siamesi, spic e span. Poi prese una decisione drastica e disse agli uomini: baleno e lavoro meno. E allora posò il bicchiere di vino che aveva in mano su una nuvola, ma la nuvola si ruppe. Allora lo posò su un'altra nuvola e questa non si ruppe. Fu così che il Signore disse: questo è Scottex e quello no. E mentre quattro angeli con la faccia a forma di calzone, i Pooh, cantavano le lodi del Signore dicendo: blue jeans, blue Jesus, blue jeans, blue Jesus. Lui vide un ragno con la canottiera e disse: e tu chi sei? Io sono un ragno con la pura lana, fa tutto quello che vuoi tu. Si aprì la porta ed entrò un cherubino, mai visto. E allora lui disse a Pietro: ma questo qui è nuovo. No, lavato con perlana. E in quel mentre un angelo gli disse: Signore, Eva continua a mangiare la mela. Lui guardò sulla terra e vide Eva ubriaca, ubriaca. Perché hai mangiato la mela, Eva? Ma perché una mela al giorno leva al medico di torno, ci disse. E intanto un angelo pieno di schiuma, era l'angelo Arbore, cantava le lodi del Signore, diceva: meditate, gente, meditate. Stava per scendere la notte. E allora Adamo guardò su e disse: le stelle sono tante, milioni di milioni. E subito dopo inventò il salame. In un angolo intanto San Siro si lamentava perché tutte le domeniche migliaia di persone gli camminavano addosso. Cioè, che dolore, che dolore! E allora il Signore inventò la tribuna numerata, proprio mentre si sentiva un urlo: hanno accoltellato il tifoso Abele! E tutti urlarono: è stato il presidente del Caino Club! Non è vero, disse Caino gettando via il coltello. E allora il Signore urlò: lo vedremo stasera alla moviola. Poi, stanco di quella giornata, si buttò sul letto cantando: bidi bodi you, bidi bodi ye, bidi bodi you, bidi bodi ye. E infine chiamò Adamo e disse: Adamo, cantami la mia canzone. E Adamo fece oh oh oh, come prima, più di prima t'amerò, per la vita, la mia vita ti darò, perché sono un bravo ragazzo, perché sono un bravo ragazzo, perché sono un bravo ragazzo.
Dai, dai, metti sul disco, dai, dai, metti sul disco, dai, dai, metti sul disco, dai, dai, metti sul disco. Hai messo sul disco? Riparto a cogne, ma non ci sei già più. Vergogna delle vergogne, mi fai solo delle rogne e non capisci che. Ricomponetevi, riconciliatevi, ripatriatevi, state un po' su. Ristabilitevi, ristrutturatevi, rielaboratevi, date di più. Delle vergogne, tu parli con le cicogne e poi non vuoi bebè. Vergogna delle vergogne, regalami due zampogne che fai scoppiare a me. Vergogna delle vergogne, tu spendi solo in colonie un bel milione e tre. Riavvicinatevi, riconvertitevi, rimurginatevi, ricostruitevi, rincoglionitevi, rifocillatevi, fate cucù! Vergogna delle vergogne, nascondersi nelle fogne è come un top secret. Vergogna delle vergogne, voi siete delle carogne, se non credete a me. Vergogna delle vergogne, riempendomi di menzogne, ma non mi dire che. Pepere pepe, pepere pepe, pepere pepe, pepere pepe. Bestia, che figura! Ma capo
poi ha mai piantato. Io di stucco ho restato e tu adesso m'hai mollato come un cane abbandonato. È un amore che non dura, bestia che figura. Io che credevo che te me mi volevi perché hai conosciuto tanti uomini ma non come me. Se lo sapessi perché non lo dicessi con me, almeno io mi preparassi ne lasciandomi a te. Ora se te indossi da sola te non puoi attaccarti a me. Ma perché tu m'hai ferito? Questo io mi ho domandato, manco fossi un rimbambito, non m'hai neanche ringraziato. Io c'ho un dubbio che mi assale, bestia che male. Sentito niente? Mi sento solo perché sarai sei non qui con me, con un senz'altro qualcun altro che antipatico a me. Io qui mi annoio perché se non ci sei te con me, allora io mi vergognassi far l'amore con me. Non c'ho in testa che te. Ma perché lo hai lasciato? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Questo non l'abbiamo capito. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Che si era innamorato. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. E tu adesso l'hai ferito. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Pensa un po' che fregatura. Bestia che figura. Mal di
testa da gallina fai le uova nel bidet. L'importante è che le vendi a metà prezzo e solo a me. Oh yeah. Cuccato. Hey. Hai rimasto cuccato. Ho cuccato. Dai suoi occhi di tigre, dall'aspetto ambiguo, del suo lurido fiato. Cosa te ne frega, si presenta bene. Cuccato. Mi ho davvero ficcato in un bello pasticcio, quasi quasi bisticcio, così che ti ho mollato. Cuccato, ho cuccato di lei. Oh yeah. Psst, psst. Vai, vai Naviglio. Ascolta, vieni qua un momento. Ma non correre, vieni qui, ti devo dire una cosa. Ascolta. Vai, vai. Sì, sì, vai, 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 continua a andare. Bella forza, eh. Tutto perché ti chiami Naviglio. No. Poi stai calmo, eh. Non fammi mica girare 5 minuti. Perché io volevo confidarti una cosa che... E guarda questo qui, oh, continua a andare, eh. Ma fermati un minuto. Adesso mi stai facendo veramente girare 5 minuti, eh? Guarda che se io voglio, io ti blocco, chiaro? Perché io posso... Come no? Cosa dici di no? Io posso bloccarti. Ti chiudo su da Porta Genova a Porta Ticinese e poi ti sbatto dentro 4-5 quintali di sabbia e dopo ti asciugo su tutto. Ti soffoco. Voglio vedere se dopo corri ancora così. Ah, vedi che adesso comincia ad andare più piano? Eh? Ah, invece no, invece non hai capito. Continui ad andare per i cavoli tuoi. Ti sei dimenticato anche tu della nostra bella Veggia Milano. Forse non te si ricordet, perché te sei un po' lontano, da ritorna nostalgia alla mia Veggia Milan, con te il dom la madonnina, con te il cuor che le sempre in man, vorrei si torna prima alla mia Veggia Milan. I navili con la nebbia, coi barconi e coi barbon, e di pra cui metti in trebbia, e di estratti in deterum. La nostra bella Veggia Milan. Mi ricordo quando ero un bambino, quando eri un fieu, un bagaglio. Noi abitavamo allora in quelle case di ringhiera. Sapete quelle case dove la toilette è là in fondo al balcone. Corri, 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 corri per raggiungere la meta. E noi in cortile, in la curta, come si diceva allora, la curta, giocavamo. La portinara ci seguiva sempre, alta, magra, con la scopa in mano, col suo vestito tutto nero, e che diceva sempre a noi, diceva: non si può giocare in corte, ande via bagai, ande via da chi, non si può stare nella curta. E invece noi no. Andavamo a dare fastidio a quella signora che abitava al primo piano, la Rosetta. Ma non si chiamava Rosetta, era la mamma di Gat. Lei aveva tanti micini a cui dava loro del cibo. Diceva: vieni qui, dava del cibo a cada uno, a cada due, a cada tre, a cada quattro. Tutti questi miciotti. E noi davamo fastidio ai gatti, e la portinara ancamò. Lei se sta ai gatti!
Onde vede che non fatemi disperare, o c'è il mio marito. E noi invece nulla, continuavamo a starne alla corte, dicevamo: Portinara, vada via e ciao! Forse non te se ricorda. Forse non te se ricorda. Perché ti sei un po' lontano. Perché te sei tu un po' lontano. La ritorna nostalgia. La ritorna nostalgia. Alla me vecchia Milan. Alla mia vecchia Milan. Con te il dom la Madonnina. Con te il do la Madonnina. Con te il cuore che è sempre in mano. Ora risi torna prima. Ora risi torna prima. Alla me vecchia Milan. In avvili con la nebbia. Coi barconi e coi barboni. E di bracco i metti in trebbia. E di strapiede terrum. La bella vecchia Milan, un sogno che non ritornerà mai più, mai. Dai, dai, metti sul disco, 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 dai, dai, metti sul disco. Sul disco, il disco, cosa hai detto disco? Bisogna mettere sul disco. Hai messo sul disco? Dai, dai, metti sul disco, dai, dai, metti sul disco, dai, dai, metti sul disco, dai, dai, e 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 metti sul disco. Dai, scusa, e zibola, e zio, e zibola, dai, bala, bala. Questa è la cadrega, e zibola, e zibola. Aia, 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 I'm not you rolling my back. I will be
adesso vado con la batteria, Ci sono le bacchette, eccole qua. Pronti? Grazie, veramente, ok, oh wow. Grazie, veramente molto gentili. Benissimo. Ora, cari amici, vorrei presentarvi un personaggio. Un personaggio che non è italiano, devo dire la verità. Non è italiano in quanto viene da Napoli. Beh, certo, perché venendo da Napoli è parte italiano e parte nopeo. È un personaggio che non è molto giovane, ha una certa età, perciò vi pregherei di accoglierlo con un grande applauso, ma non esagerato, in quanto lui soffre dei dolori nel basso ventre, proprio qui nella panciazza, e se sente degli applausi molto forti è facile che si emozioni e scarichi tutto il suo buon umore. Perciò a questo punto direi di accogliere con un doveroso, un grande applauso questo signore che cosa fa? Lui fa degli oroscopi, guarda gli astri e ci farà un oroscopo. Allora direi di accogliere con un grande applauso il mago di Napoli, signori e signori, il cavalier Ciro d'Italia. Grazie, sono emozionato, mi fa emozione. O pubblico mi emozioni, quando mi trovo davanti a queste miriadi di centinaia di miriadi di pubblico mi emoziona. Oh, ora faccio l'oroscopo della settimana, faccio qualche segno. Non posso farli tutti perché gli altri, quelli che faremo prossimamente, verranno fatti nel prossimo LP. Allora, cominciamo. Dunque, settimana particolare, ma voi devo spiegare perché. Ma voi devo spiegare perché. Ma perché Urano è tutta la settimana che si guarda Plutone. Plutone guarda Urano. Urano riguarda Plutone. Plutone guarda ancora Urano, Urano guarda ancora Plutone, un certo momento Plutone va a Urano. Cacchia continua a guardare, hai capito che è bellino che questo mi piace? È una stupidatina ma mi piace. Cominciamo con un segno di fuoco, pesci. Pesci, se siete in affitto e ricevete lo sfratto avete l'ascendente in Gombero, che bellina, mi piace. Per quelli che hanno l'ascendente in seppia, periodo nero. Posso continuare sempre con pesci, però lo faccio pesci giovani, che ragazzi che hanno, non so, 12, 13, 14, 15 anni, fino a 16 anni e più. Periodo di stanchezza e occhiaie per i pesci sega. Ah, va cucata.
ma si continua con gemelli. Attenzione, gemelli, gemelli. Settimana dei gemelli in sala parto, grande svendita. Paghi uno, porti via due. Capire che bellino, che pure questo mi piace. Amore, abbiamo un segno co... forte come non so... Capricorno, un segno tuo capricorno. Capricorno. La persona chiamata passerà un fine settimana a Capri col suo amante. Capricorno. Capire che stupida, che bellino. Mi piace, ma vorrei pure a me, mi piace. Adesso arriviamo al segno della bilancia. Tu, la bilancia è buona, la bilancia ti sta... C'è sta un Saturno che ci girano gli anille quando girano fa... Fermami, fermami! Bilancia, se pendete da una parte pesate di meno, se pendete dall'altra siete gay. Capito? Adesso facciamo il segno della Vergine. Il segno della Vergine mi piace. Vergine, segno in via d'estinzione. I vostri rapporti sono troppo stretti. Apritevi! Al massimo sentirete dolore! Oh, che dolore! Finito il disco? E allora? T'è piaciuto? Cosa te ne frega? Si presenta bene. Ciao!